Mettete insieme It e la nonna e otterrete la cosa più spaventosa del mondo. Oggi siamo nella versione di Granny, dove lei è il pagliaccio It. Io ho paura! Perché cavolo la sto giocando sta cosa? Io, Pennywise, il clown ballerino. Ci conosciamo, non è vero? No, in realtà no, io odio i clown, non ne ho mai visto uno in vita mia. Mi fanno schifo, proprio tanto, Li odio mortalmente. E la nonna poi, odio anche la nonna mortalmente. Ragazzi, coraggio alla mano, ok? Avviamoci in questa esplorazione. So che questa versione della nonna è particolarmente fatta bene. Dovrebbero esserci molte sorprese. Quindi sono sicuro che valga la pena esplorarla. Ma che questo è il melone. Beh, è un melone di caramella, un po' strano, ma pur sempre un melone, ok? Ho paura di vederla, ho molta paura di vederla. A me i clown, dovete sapere ragazzi, mi fanno molta paura. Infatti vedere immagini come queste mi inquieta parecchio. Io sono uno di quelli che il film di It non lo ha visto e non lo vuole neanche vedere. Comunque, ci siamo, siamo qua fuori. Possiamo aprire il melone e sperare che ci capiti qualcosa che ci serve davvero per sistemare la nonna It. Perché ragazzi, qua servono le armi pesanti. Non so nemmeno se basterà il fucile, penso di sì però. Questa non è una buona chiave, vero? No. Questa è la chiave del lucchetto e non ci serve la chiave del lucchetto. Guardate, il filo spinato, sono dei palloncini rossi. Cioè, ok, se... Ah, no, no, ah, 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 paura, paura, scappa, mamma mia. Oh mio Dio. Oh mio Dio, l'avete vista? Era lì dietro, era pronta a prendermi. Che paura, nonna! Nonna, che cavolo fai? Mostro. Ok, non vi preoccupate. Noi abbiamo tutto sotto controllo. Non ho capito perché in questo momento siamo in una specie di pagliaio. Vedete che le pareti sono paglia. Spero che sia paglia. No, anche il messaggio. Oh mio Dio, è inquietantissimo. No, 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 no. Mettilo via, nascondilo. Non lo prendere mai più. Che brutta cosa. E so che qui c'è anche... Questa è la versione 1.5. Parte dalla versione 1.5. Anche il quadro è diverso. È tipo un pagliaccio, ne sono sicuro. Quindi c'è anche quel segreto della nonna nascosta nella parete. Quello del libro. Se noi troviamo il libro possiamo accedere... Non è dietro di me. Entra in macchina! La macchina è un clown. Non ci voglio entrare, ci devo entrare. Ti prego, fa che non mi abbia visto. Ti prego. Che paura, erano gli occhi della macchina. Che cavolo, non... Eccola, sì. Che paura, non dovrebbe vedermi. Guarda, là c'ha proprio il vestito da Pennywise. Che paura. Zitti. Non fate rumore. Non mi ha mai terrorizzato così. La nonna non mi ha mai fatto così paura. Stupida nonna. Ok, c'è il pulsante per avviare la macchina, ma ovviamente non funziona, ovvio. Perché non abbiamo le parti! Non abbiamo le parti, ok? Non abbiamo le parti. Qui c'è la chiave della playhouse. La prendo, ma teoricamente non è proprio quello che vorrei. Io vorrei trovare il libro. Vorrei trovare il libro o il martello per vedere le cose segrete che ci sono in questa versione. E il problema è che il martello... Ma guarda che zozza! Brutta lurida! A parte che mi deve spiegare come ha fatto a sentirmi, perché io sono stato abbastanza silenzioso. E ora ho paura di trovarmela se salgo da qui. Sapete che vi dico, ragazzi? Io mi faccio l'altra strada, perché quella lì, secondo me, quella nonna It, è sulle mie tracce. State a vedere se non arriva adesso. Guardala, guardala, voglio vederla in faccia. Voglio vederla, guarda com'è brutta. Che schifo! Avete... Mamma mia! Oh mio Dio! Io che pensavo che la versione dove lei era Minecraft fosse fatta bene. Ma questa è terribilmente fatta bene. È spaventosa. Ok, magari troviamo il martello da queste parti però. È un po' buia. Qui c'è la chiave speciale. Sì, perché c'è anche il ragno, il prosciutto e tutto con i teschi. Oh mio Dio, ma perché? Sentite, buttiamo la chiave della playhouse, ok? Ci prendiamo la chiave speciale, così possiamo andare nel caso a vedere il ragno. Perché io il ragno lo voglio vedere. Non credo che sia un ragno. Sarà qualcosa di sicuramente ancora peggio. Infiliamoci nella stanza segreta. Sono sicuro che anche il paglioncino qua, il coso, il pupazzo sia diverso. Vediamo? Infatti sì, sì che è diverso. E potete scommetterci le chiappe che qua è diverso. Questo è un pezzo del fucile. Qua è diversa anche Slendrina, ne sono certo. Il
problema è che non sarà facile arrivarci a Slendrina. È molto rischioso. Stiamo rischiando proprio in ogni istante. In ogni istante. E non so dove sarà lei o lui. Non so nemmeno come chiamarlo. Ho paura di trovarmelo alle spalle in qualsiasi momento. O dietro una porta che apro. Ok, non c'è. Proviamo ad andare di sopra. Andiamo a vedere il ragno. Chiudiamoci la porta dietro. Speriamo che lei non ci abbia sentito. In teoria non dovrebbe averci sentito. Liberiamo la strada qui. Guardate, facciamo una cosa intelligente. Mettiamo subito questa qui. Poi ci infiliamo nella cassa, perché io penso che lei ci abbia sentito. Quindi se noi adesso facciamo questa cosa, siamo intelligenti. Lei non sa dove siamo se arriva, perché noi siamo nascosti. E la freghiamo. L'unica cosa è che lei potrebbe non arrivare. Noi ci stanchiamo, usciamo. E lì la nonna Noit ci becca. Sembrerebbe che non stia arrivando. Io esco. Va bene. Ok, nonna. Io vado qua sopra. Tutto il sangue. Oh mio Dio. Guarda che schifo. Quelli, cosa sono quei ragni con la faccia della nonna? Oh mio Dio. Impressionantissimo. E il ragno? Non so se lo voglio vedere. Vedo che è diverso. Lo vedo che è diverso. Però è sempre un ragno, ancora più cattivo e spaventoso. Ma è sempre un ragno. Non ho la carne, quindi non posso fare niente. Che casa terribile. Ok, ci serve il martello. E chi è tornata? La nonnina. E torni a dormire, povera nonnina. L'ho rimessa a dormire perché ho trovato la bisteccona. E noi con la bisteccona possiamo andare a vedere che schifo è marcia, è putrefatta sta bistecca, eh. Vabbè, ma per il ragno va più che bene. Possiamo andare a vedere almeno il ragno che cosa custodisce. Magari custodisce il martello e siamo a posto. Anche perché altrimenti non saprei più dove andarlo a cercare. E io ci terrei, perché vedete, dalle sbarre si vede che anche la culla qui è diversa. Quindi secondo me siamo certi. Cioè il libro ci posso anche stare che non lo troviamo. Me ne frega fino a un certo punto, però. Ok? Abbiamo messo quello. Quanto fa schifo uno scarafaggio, altro che un ragno. Ok? Cos'è sta roba? No, la tanica di benzina, stupido ragno del cavolo. Vai a quel paese, mo' m'ammazza pure. Mamma mia. No, mamma mia, per un attimo. Che brutto. No, non era nemmeno lì. E allora dove cavolo è? Dov'è? Siamo andati a cercare dappertutto. Nel cofano della macchina. Non ci penso mai, ma è sempre lì quello che mi manca. Questa cosa mi sta richiedendo molto più tempo e coraggio di quanto pensavo, ma ce la stiamo facendo. Abbiamo la chiave della cassaforte. Dentro qui c'è un pezzo del motore, quindi la sfortuna non è dalla nostra parte. La sfortuna però. Quindi niente di fatto. Ma abbiamo anche la chiave del bagagliaio, che non sapevo dov'era. Ma poi mi sono ricordato, è qui. E la possiamo prendere. Con questa possiamo guardare nel bagagliaio. E io sono quasi certo che là dietro troviamo qualcosa. La nonna dovrebbe essere svenuta per ancora una trentina di secondi, non di più. Quindi conviene che ci sbrighiamo. Però potrebbe essere questo la parte del puzzle che ci manca. E ti prego, fa che lo sia. Ok. Ok. La manovella del pozzo. Non è il martello, non è il libro. Però potrebbe darci qualcosa. Lì dentro non c'è niente. Quindi ce la portiamo questa fino sopra. Sperando che la nonna non si svegli proprio adesso. E potrebbe essere. Perché quando l'addormento una volta, poi tende a svegliarsi sempre più in fretta. Questa schifosa della nonna. Se, qua c'è qualcosa? Un pezzo del dipinto. Niente di buono. Niente di buono. Qua intorno magari il martello in una mensola. Qua c'è la chiave inglese. Tutto per riparare la macchina. Ce ne potevamo anche andare con quella sua macchina da pagliaccio Baraldi maledetto. Però no, non è quello che vogliamo fare. Voglio uscire da qui. E ti prego, fa che nel pozzo ci sia il martello. Se troviamo il martello, possiamo portare l'orsacchiotto. Sarà difficile perché a quel punto la nonna inizierà a svegliarsi, Però potremmo farcela. Ti prego, fa che sia il martello. Non mi dare un pezzo della macchina, anche perché li ho trovati tutti. Dai. Quant'è lunga sta corda? E il martello. Ok, ce l'abbiamo. Nonna, vattene a dormire, mi dispiace, ma questa è la volta buona. Ora, dove ci ha buttato giù prima? Dove ci ha buttato giù? Giù. Devo essere veloce. Ora la nonna è abbattuta per un paio di minuti. Io devo essere rapido, il martello è qui. Devo riuscire velocissimamente ad andare di sopra, aprire le assi, poi tornare di sotto, prendere l'orsacchiotto e a quel punto la nonna si scatena, la nonna It diventa il vero pagliaccio demoniaco. Ma io non devo farmi spaventare, devo essere ancora più veloce, portarlo nella culla
Teoricamente potrei fare le cose in modo ancora più sicuro. E forse ci converrebbe fare le cose in modo ancora più sicuro. Qui abbiamo aperto. Andiamo di giù, ok? Prendiamo la balestra, riaddormentiamo la nonna appena lei si sveglia. Beh, io non lo so, secondo me ce la possiamo fare però, sapete? Secondo me dobbiamo essere più coraggiosi di così. Secondo me non dobbiamo farci mettere i piedi in testa dalla nonna. Non dobbiamo, anche se è it, ok? E allora facciamo tutto in una tirata, ok? Andiamo qui, veloci come delle faine, prendiamo l'orsacchiotto, veloci come delle faine, torniamo indietro. Teoricamente lei dovrebbe svegliarsi tra una trentina di secondi e non prima, ok? Qui dobbiamo uscire dalla porta. Potevamo uscire dall'altra, ma dovrebbe essere uguale. E lei, quest'orso è bruttissimo, e lei dovrebbe stare anche per arrivare. Quindi adesso dobbiamo essere veloci. Avrà gli occhi rossi, sarà arrabbiatissima. Ma noi siamo arrivati ormai. Lei non è dietro di noi. Ce ne entriamo qua dentro, mettiamo l'orsacchiotto nella culla. Ok? Ti prego, fa che sia qualcosa di spettacolare. Ho fatto un sacco di fatica. Sì! Oh mio Dio, che brutta! È Slendrina It! Che paura, sembra Bracobaldo, un cagnolino. Ma brutto, brutto, brutto. Mamma mia. Impressionante. Una famiglia di pagliacci. Uno più terrificante dell'altro. Ok, siamo riusciti a fare anche questa cosa. Questa versione di Granny è stata bellissima. Ma per ora io concludo qua. Fatemi sapere tra tutte quelle che abbiamo visto qual è la vostra preferita. E per questa volta, Lion out!